Ciao a tutte! Allora, questo è un video che mi avete richiesto in tantissime, anche se io non capisco bene il motivo, perché onestamente a me personalmente non esalta troppissimo come tipologia di vita, ma video, ma visto che a voi interessa lo faccio molto volentieri, e sarebbe il What's on my iPhone. Non l'ho mai fatto quando avevo il Samsung, ma perché oggi non so parlare? Non l'ho mai fatto quando avevo il Samsung per il semplice fatto che, non avendo tanta memoria, non ci tenevo tante applicazioni ed era abbastanza inutile farlo e farvi vedere, insomma, Instagram, Snapchat. Non che ora la situazione sia cambiata chissà come, io ho sempre più o meno le applicazioni base che sicuramente già conoscerete, però magari vi può, non lo so, far piacere vedere come organizzo io il telefono o cose del genere. Io ho un iPhone 7 Plus, qui c'è una notifica di Katia, ciao Katia. Ho un iPhone 7 Plus oro rosa, questa è la bella cover, però comunque anche sotto è oro rosa. E niente, vi lascio semplicemente al video dove vi faccio vedere tutte le cose che ci sono dentro. Eccoci qui con il mio bambolino, non avete la più pallida idea di quello che ho dovuto passare per mettere la fotocamera in questa posizione in modo che si vedesse bene, a fuoco e bla bla bla. E boh, spero di avercela fatta. Comunque insomma vi presento il mio telefono nuovo, che oddio ormai è proprio nuovissimo, non è perché ce l'ho da un mese. Comunque sì, vabbè, nuovo. Partiamo subito, guarda, la cover, almeno ci leviamo il pensiero. Questa qui è una cover che ho comprato ieri. L'ho comprata da Bershka. Oh mio Dio, uno dei due, magari lo scrivo. L'ho pagata tipo 10 euro mi pare. Non mi riesce neanche a toglierla, aiuto. Ecco qua, allora, dentro è tipo specchiata, non so come poterlo definire, sì dai vabbè, specchiata. Dentro ha uno di questi bigliettini che fa parte insomma di quelli che lanciavano al concerto del 4 marzo al Forum di Benji e Fede, che ci tengo un sacco. E ho anche questa Polaroid, che purtroppo non si vede granché bene per colpa della luce, ma insomma questa qui sono io e questa qui è una ragazza che mi segue, che saluto tantissimo. Ciao Mavi, non vedo l'ora di rivederti. Ha scattato lei la Polaroid e io ho deciso di tenerla nel telefono perché insomma mi ci sono affezionata un sacco. Ma tralasciando queste cosine, questo è il telefono in sé per sé. Vedete, questo è il design esterno, insomma non so se qualcuno di voi è interessata a vederlo bene. Eccolo qua, è abbastanza grosso rispetto alla mia mano, anzi cioè è grosso come la mia mano, oh mio Dio. Vabbè, comunque questo è il telefono. Questo è il blocco schermo, semplicissimo, è appunto uno sfondo diciamo con effetto marmo sul rosato qui in cima che riprende un pochino i colori del telefono. Niente di particolare, l'orario e bla bla bla. Lo sblocchiamo con l'impronta digitale e lo sfondo si presenta pressoché uguale al blocco schermo, perché appunto abbiamo sempre questo sfondo marmo, diciamo, che a me piace tantissimo. Qui abbiamo la home, insomma, la parte dove ci sono tutte le applicazioni, bla bla bla, suddivisa più che altro in cartelle, come potete vedere io le tengo qui ad angolo, diciamo, e qui ci tengo le cose sparse. Qui in cima abbiamo una cartella che ho chiamato Affairs, che non so in realtà neanche bene perché, ma insomma vabbè. Dentro ci sono semplicemente le mail, Gmail, My Vodafone, che è il mio operatore telefonico. Questa è l'App Store, insomma, dove si scaricano tutte le applicazioni, messaggi e salute. Come sicuramente avrete notato, tipo, non lo so, 7000 mail da leggere. E vabbè, cioè non fateci troppo caso qua, è perché ho tipo 18 contatti mail, quindi ci vanno tutte e non lo apro mai. Gmail invece perché per lo più sono pubblicità, magari le pubblicità di Facebook, di YouTube, di boh, tutte le cose ai quali sono iscritta, e quindi rimangono lì, non ho mai voglia di toglierle e vabbè, ce le teniamo. Accanto abbiamo Safari, che vabbè, diciamo è il motore di ricerca insomma della Apple. Poi abbiamo il rullino fotografico, dove appunto ci sono tutte le fotografie. Anche qui io chiaramente l'ho divise per album. Abbiamo l'album Trinity, che sarebbe la mia santa trinità, che sarebbero Bill Kaulitz, Adam Lambert e Darren Criss, quindi dentro ci sono le foto loro, anche se per ora sono poche. Poi abbiamo Federico, le foto di Federico, le foto dei tatuaggi che mi piacciono, che mi vorrei fare, cose così. Questo è un album solo di foto con Melanie, perché ne ho veramente tantissime foto e video. Poi abbiamo una cartella dedicata solo a Benjamin, una cartella dedicata a Benji e Fede, una cartella dedicata interamente a voi, dove ci sono solo e soltanto foto con voi, video e non lo so, anche magari cose che mi avete scritto, screen che ho fatto, le vostre dirette, i vostri messaggi, cose del genere. Queste sono foto mie, con questa faccia bellissima come copertina. Queste sono video di Benji e Fede.
qui ci sono le foto di WhatsApp, e non so perché la copertina è con questa foto di Federico. Poi abbiamo le foto scaricate da Pinterest, Instagram, quindi tutte le foto salvate da Instagram, le foto salvate da Twitter, le foto salvate da Visco, si chiama questa applicazione, Sibo, che dopo vi farò vedere, e poi Snapchat, quindi le cose salvate da Snapchat. Accanto alle foto abbiamo Chrome, che è un altro motore di ricerca come Safari, però uso di più Chrome onestamente. Poi abbiamo la fotocamera, che questo telefono ha una fotocamera molto particolare perché ha una doppia fotocamera esterna. Come potete vedere, qui ci sono due fotocamere anziché una, e questa è la sua particolarità principale ed è anche uno dei motivi per il quale l'ho preso. La funzione della fotocamera funziona in questo modo. Allora, noi andiamo in fotocamera e una volta aperta, praticamente, chiaramente c'è, insomma, per fare le foto, pipipin. Se vogliamo fare uno zoom, di solito si fa così nei telefoni, però così facendo si perde tantissima qualità se le vogliamo andare a stampare, ma anche in generale in realtà si vede che la qualità è minore. In questo telefono c'è una funzione che ti permette di fare ciò senza andare a zoomare col dito, perché appunto esiste una doppia fotocamera, cioè vedete? Basta premere questo e siamo nettamente più vicini al soggetto al quale vogliamo fare una foto o un video. Quindi con questa funzione noi abbiamo la possibilità di tenere la qualità molto alta pur essendo più vicini al soggetto. È una cosa che io sicuramente utilizzerò tantissimo ai concerti, non vedo l'ora di andare a un concerto, il mio prossimo è quello di Benzo Fede a Forte dei Marmi, proprio per poter fare video e foto in qualità super 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 high con questa funzionalità del telefono che io proprio adoro. Poi qui abbiamo video, impostazioni e Results, che è un'applicazione diciamo tipo per la ginnastica a corpo libero, che insomma dovrei magari un attimino utilizzare di più, sì lo so che dovrei, ma vabbè. Flow è un'applicazione che serve per tenere sotto controllo il ciclo, e se vi interessa saperlo io avrò le mestruazioni fra 8 giorni. Comunque io la consiglio a tutte le ragazze perché davvero è dettagliatissima, vi chiede un sacco di cose, tutto insomma funziona veramente veramente molto bene se avete bisogno di tenere sotto controllo il vostro ciclo. Accanto a Flow abbiamo Clash Royale. Ecco, io mi sono un pochino fissata con questo gioco, è l'unico gioco che ho sul telefono e veramente mi sono tanto 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 fissata, ci gioco tipo tutte le sere prima di dormire e insomma cose del genere da nerdona, ma insomma vabbè, mi piace veramente uno sbotto. Ora apriamo anche questo baule insieme, ma non credo che troverò niente di interessante. Infatti no, vabbè, che tristezza. Music, dentro Music troviamo, vabbè, l'iTunes Store, che è appunto quello di la Apple, Spotify, questo è il mio Spotify che uso tantissimo, anche il Premium perché appunto odio la pubblicità, insomma lo uso veramente 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 tanto, potete cercarmi e seguirmi se volete vedere le mie playlist. Poi abbiamo Musica, che è sempre insomma della Apple, Shazam, che sarebbe l'applicazione per riconoscere le canzoni che magari sentite in giro, tipo nei ops che ho fatto, tipo nei negozi, oh mio Dio che bella questa canzone in sottofondo, volete scoprire che cos'è, c'è Shazam. E poi abbiamo Ticket One, che non potevo non avere perché appunto quando magari escono nuovi biglietti io almeno posso subito andare a comprarli. Poi abbiamo un'altra cartella che si chiama Shopping. Dentro la cartella Shopping abbiamo AliExpress, che è un sito tipo di roba cinese, sì dai, roba cinese, cioè veramente di tutto, tutte le categorie, vestiti, accessori, cose, cioè praticamente tutto quello che vi viene in mente, e oddio, basso prezzo ma anche bassa qualità, ma insomma ci trovate roba carina se volete andarci a dare un'occhiata. Poi abbiamo Amazon, che in realtà non penso di averci mai comprato, però ci do sempre un'occhiata, ci sono un sacco di cose che vorrei comprarmi ma per ora ancora non l'ho fatto. PayPal, che sarebbe un'applicazione che serve per fa tipo da tramite fra la carta di credito e il sito dove volete comprare, quindi è un modo più sicuro per comprare online, mettiamola così. Ops, ecco. Poi abbiamo Beautylish, che invece è principalmente un'applicazione che tratta insomma di cose appunto per la bellezza, quindi trucchi, cose per il corpo, per i capelli, bla bla bla. Poi abbiamo 21 Buttons, che sarebbe l'applicazione che vi permette di vedere, di scoprire insomma dove hanno comprato i capi le persone che seguite. Per esempio, questo è il mio, io non ho ancora pubblicato niente, però seguo per esempio 3 persone. Fra queste persone c'è Melissa Tani, che è una ragazza che io seguo tantissimo, andatela a cercare su YouTube, è veramente favolosa come truccatrice ma anche come persona, mi piace proprio tanto. E potete per esempio andare a vedere, che ne so, aprite questa foto, vi interessano questi pantaloncini? Basta cliccare qui e vi dirà dove lei li ha comprati, e così anche voi potete andarli a comprare. Accanto poi abbiamo Runway, che è un altro sito che vende vestiti
Anche qui c'è tantissima roba, non costa tantissimo e ci sono veramente tantissime cose carine. Sotto abbiamo questa cartella che si chiama Edit e dentro ci sono le app che uso per modificare. Prima di tutto questa qui è la cartella, è la, il Creator Studio di YouTube, quindi in realtà non è Ops, non è proprio per modificare, però insomma ci potete, se siete YouTuber, insomma, o se caricate video su YouTube, potete controllare i vostri video, modificare magari la copertina, il titolo, cose così, potete farci diverse cose. Poi, qui abbiamo Facetune, che è un'app proprio invece per modificare le foto, per esempio questa foto qui, magari... Mi è arrivato un messaggio: come stai, da Marta Stefani? Ciao Marta Stefani, sei in un mio video. Allora, questa foto qui, mi pare io avevo un po' accentuato il colore dei capelli, quindi appunto con quest'app potete fare diverse cose, correggere le occhiaie, sbiancare i denti, insomma potete fare diverse cose. Altrimenti c'è anche Visco, che è questa qui, VSCO, non so se si legge Visco, che anche questa qui è un'app per modificare le foto, vedete io ho modificato queste, principalmente la utilizzo solamente per le luci, non per fare grandi, insomma, cambiamenti. Poi abbiamo la cartella social, fuori dalla cartella social c'è Instagram, che tengo proprio qui in basso perché la uso veramente tantissimo, però tutti gli altri social invece stanno qua dentro e abbiamo Twitter. Se volete seguirmi su Twitter vi faccio vedere subito il mio profilo, se mi seguite mi fa piacere. Questa qui è la mia pagina, insomma, la mia pagina, il mio profilo, non so come... Ma quanto è carino questo video che mi ha fatto una ragazza! Perché oggi tipo abbiamo raggiunto 7000 iscritti, io sono troppo contenta e vi ringrazio veramente tantissimo. Poi accanto a Twitter abbiamo Snapchat, se volete seguirmi il mio nick è Foiola. Facebook, basta cercare Giulia Scatena, cioè queste app non ve le apro neanche perché tanto dovreste più o meno tutte sapere che cosa sono. Messenger, sempre di Facebook. YouTube, chiaramente sapete che cos'è se siete qui, oh, ma va. Poi abbiamo Insta Story Saver, che serve a salvare le storie di Instagram delle altre persone. Io lo uso principalmente per le persone famose. Poi abbiamo Ask, che non uso moltissimo ultimamente, però insomma questa è un'app che serve per fare le domande alle persone in anonimo o non in anonimo, insomma vedete un pochino voi. Questo qui è il mio profilo, però ultimamente non lo uso moltissimo. E infine abbiamo Pinterest, non è proprio un social, però comunque Pinterest serve insomma per cercare foto principalmente, potete trovarci foto di qualsiasi tipo, di qualsiasi argomento, ora spuntano solo unghie, non so perché, ma comunque insomma trovate veramente un po' di tutto. Accanto abbiamo Accessorize, come volete chiamarlo, che ci sono tutte le app che insomma c'erano già nel telefono, tipo appunto le note, wallet, calendario, promemoria, orologio, calcolatrice, ppp, che insomma non levo ma non uso neanche particolarmente, a parte StoCard, che praticamente è un'app che ti consente di avere sul telefono tutte le tue carte Fidelity, insomma diciamo, direttamente qua senza doverle tenere nel portafoglio, e una volta che sei nel negozio basta insomma passarla da qui e sei a posto. Qui abbiamo poi Journey, che vuol dire viaggio, viaggiare, insomma c'è poca luce, come mai, oh mio Dio. E qui abbiamo le app che insomma hanno a che fare col viaggio, quindi appunto Google Maps, mappe, Trenitalia, la bussola, il meteo e BlaBlaCar. BlaBlaCar è un'app che io uso tantissimo perché io viaggio molto e tutte le volte che faccio un nuovo viaggio lo metto su BlaBlaCar, così che se qualcuno ha bisogno di fare la stessa tratta che faccio io può prenotarmi il viaggio e farlo insieme a me, chiaramente vabbè pagando, però insomma a me serve per risparmiare e le persone magari spendono meno rispetto che prendere il treno. Onestamente penso che fosse più o meno tutto, perché insomma il mio telefono questo è, queste sono le app che utilizzo, anche se non sono tantissime, magari non sono troppo divertenti, però tutte mi avete sempre chiesto fai il what's on my iPhone ppp, ecco adesso l'ho fatto e magari fatemi sapere se mi consigliate qualche applicazione, se c'è qualcosa che dovrei tenere, dovrei mettere ppp, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao.